Grazie Presidente. Allora, sicuramente inizierò ringraziando con dei ringraziamenti naturalmente doverosi, quindi anch'io ringrazio le mie colleghe Secce e Paciocco con le quali ho lavorato a questa proposta per poco più di 10 mesi. Insieme a questi ringraziamenti, mi ripeto, e sono doverosi anche i ringraziamenti rivolti ai funzionari del segretariato che ci hanno supportato e mi permetto anche di dire sopportato in questi 10 mesi, sono i dottori Enrico Palladino, Simona Lombardozzi e Ermelinda Baffi, con i quali appunto abbiamo approntato, ci hanno supportato, ci hanno dato una grande mano nella redazione di questa proposta, e che poi ha consistito non solo nella modifica di atti di fattispecie già appunto regolate, già disciplinate e magari anche armonizzate rispetto a quanto accade in quest'aula, e altre questioni riguardanti delle lacune che dovevano essere necessariamente sanate perché magari non erano disciplinate e si basavano su delle consuetudini. Ma mi volevo legare alle parole del collega De Priamo, che comunque ha lamentato, senza neanche troppo polemica, onestamente, l'iter un po' di questo regolamento, perché condivido e condividiamo tutti quanti il fatto che avrebbe dovuto essere un lavoro condiviso dell'Aula, perché ricordiamolo, questo sarà un regolamento che quando approvato appunto riguarderà la disciplina di questa assise. Però è pur vero, vale anche la pena ricordare come è nata la volontà di mettere mano a questa proposta. Parliamo di agosto 2020, quando il Presidente dell'Assemblea Capitolina De Vito cominciò a parlare di questa proposta nella Capigruppo, proprio per coinvolgere, io direi anche giusto intento, coinvolgere tutti i Capigruppo nella modifica di questo regolamento, perché ricordiamolo che stiamo continuando, facciamo le aule, continuiamo a procedere appunto, con i lavori, con un regolamento che di fatto non appartiene all'Aula, all'Assemblea Capitolina, perché di fatto andiamo in proroga con il regolamento del Consiglio Comunale. Come ben sappiamo, dal 2010 parliamo di Roma Capitale. Questo invito da parte del Presidente dell'Assemblea Capitolina non è stato raccolto neanche nei mesi successivi, nonostante i ripetuti solleciti. Pertanto la sottoscritta con la collega Seccia, che è vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, vicepresidente vicario, e con la collega Paciocca, abbiamo deciso di prendere noi in mano la situazione e quindi procedere ad una, a questa, a, insomma, lavorare per poi procedere a questa proposta, che appunto ha l'obiettivo, come hanno detto poi le mie colleghe, di rendere più efficienti, spediti i lavori dell'Assemblea Capitolina, anche per un verso, diciamoli anche semplificandoli, le critiche che ci sono state mosse, che in realtà poi comunque non sono novità, perché nel frattempo abbiamo continuato le interlocuzioni, oltre nelle sedi competenti istituzionali, quindi nelle commissioni. Abbiamo comunque, nonostante la proposta riporti 5 firme, abbiamo comunque proseguito le interlocuzioni con i gruppi politici delle opposizioni, proprio per far sì che questo regolamento fosse il più condiviso possibile. Ed è una cosa che ci auguriamo, infatti, come abbiamo anche detto ai nostri colleghi delle opposizioni, invitiamo anche a firmare la proposta. Tanto più che molti degli emendamenti che la maggioranza presenterà sono il frutto delle contrattazioni e comunque delle interlocuzioni più che contrattazioni con le opposizioni. Quindi sommariamente questo possiamo dirlo, è di fatto anche un lavoro condiviso con l'Aula. Niente, ho terminato, vi ringrazio.